tutti. Cominciamo questo momento di preghiera con l'intenzione di prepararci in modo più intenso e immediato a questo prossimo Natale. E il senso fondamentale, non solo della preghiera che facciamo, bensì di questa preparazione, no? Di questo Natale che viene, è che possa avvenire una nuova presenza di Gesù in noi, una specie di rinascita di Gesù in noi, una nuova presenza. Questa è la sostanza profonda del Natale e giustifica un po' tutte queste celebrazioni, la festa che facciamo. E anche questa scoperta, diciamo riscoperta di Gesù in noi anche ci libera da questa, diciamo, impostazione un po' consumistica, diciamo un po' di tipo troppo sociale solamente, del Natale. Per noi fare il Natale in senso profondo è sperimentare una nuova presenza di Gesù in noi. E stasera pregheremo per questo, per disporre il nostro animo affinché questo avvenga. E meditiamo subito dei misteri del Rosario. Meditiamo un primo mistero del Rosario che è preso da quello che l'angelo del Signore dice a Giuseppe dopo che si accorge che Maria è incinta e ha questo dramma se rimandarla, se denunciarla pubblicamente, eccetera. E gli appare in sogno un angelo del Signore, gli appare in sogno. Ecco, questo modo di Dio di comunicarsi nel sogno avviene spesso nell'Antico Testamento quando succede qualcosa di importante nella storia della salvezza, quando Dio vuole fare un'azione dove l'uomo possa accoglierla con facilità. Ecco, perché nel sogno l'uomo un po' disarmato, Dio interviene e può annunciare con grande libertà ciò che desidera. Poi ci sarà la risposta dell'uomo, se credere o non credere. E in questa apparizione in sogno, in pratica, cosa dice l'angelo a Giuseppe? Non temere di prendere con te Maria, tua sposa, perché quello che è generato in lei viene dallo Spirito Santo, non viene da un altro uomo, viene dallo Spirito Santo. Questo fatto, che si è letto nella messa l'altro ieri di nuovo, è un fatto importantissimo perché ci fa capire come Gesù fu concepito allora e come viene concepito spiritualmente in noi. Sia allora che adesso Gesù è concepito per la potenza dello Spirito Santo e con il consenso umano di qualcuno. Allora di Maria, stasera nostro. Ci vuole il consenso della fede, ma ci vuole anche questo intervento prodigioso dello Spirito Santo. Ecco, la salvezza, la presenza di Gesù non comincia da noi, comincia da una iniziativa libera di Dio che ci viene incontro e ci dice: io voglio darti una via di salvezza attraverso il mio figlio. Tu ci credi? Accetti questa via? Ecco, se ci credi, avviene questa presenza spirituale di Gesù. Ecco, allora cominciamo con una prima invocazione allo Spirito Santo, perché è proprio Lui che rende possibile che noi facciamo questo Natale profondo, con una nuova presenza di Gesù nei nostri cuori. Ci alziamo in piedi, cantiamo: Spirito di Dio, scende su di noi. Facciamo il canto semplice: Spirito di Dio, scende. Thank you.
sempre con questa intenzione che abbiamo formulato, cioè che lo Spirito Santo possa agire in noi, che noi possiamo anche capire la sua azione nel nostro cuore per poterla accogliere. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno e sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Piena di grazie, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazie, Signore, con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Signore con te, tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Concepito di Spirito Santo e nacque da Maria Vergine. Questo fatto qua indica che la presenza di Gesù, l'azione di salvezza, ha bisogno del nostro consenso. Cioè
c'è una parte che dipende da noi, la parte principale la fa Dio, che prende l'iniziativa, un'iniziativa straordinaria di venire ad abitare nei nostri cuori, eccetera, eccetera, però c'è bisogno del nostro consenso. Maria dice: si avvenga di me secondo la tua parola. Giuseppe pure dà il suo consenso. Il racconto dice che quando si svegliò fece come l'angelo aveva detto. Adesso qual è il consenso che dobbiamo dare noi stasera? È un sì a quello che il Signore già ci ha dato, alla fede che noi abbiamo dal passato, perché bene o male noi crediamo in Gesù, abbiamo una certa presenza del Signore, una certa fiducia in Lui, e questa la dobbiamo confermare. Però anche in questa fede noi dobbiamo mettere l'accettazione di quello che il Signore farà, di quello che vuol fare, perché quando l'angelo del Signore dice a Giuseppe quello che è venuto viene dallo Spirito Santo, non aver paura di prendere Maria come sposa con te, lui crede a questa parola e accetta anche il futuro, per lui nascosto ancora, che si svolgerà. Ci sarà la nascita, poi la fuga in Egitto, poi il ritorno, eccetera, tutte le vicende, diciamo, della vita. E così anche la fede, noi diciamo di sì per quello che già è avvenuto in passato, che anche ci hanno trasmesso gli altri, e anche per quello che avverrà in futuro. Ci fidiamo del futuro con Dio, del futuro di Dio. Accettiamo, Signore, ci fidiamo di te, portaci tu nel cammino verso tu, verso dove tu lo desideri. Ecco, preghiamo perché questo sì di stasera per noi sia profondo, forte, convinto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu
tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porti in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Regina della pace, prega per noi che abbiamo morto in te. Manda, o Signore, a vostro sangue la tua chiesa. Ecco, la fede, quello che il Signore vuol fare in noi, è il fondamento per ricevere Gesù nel Natale. Adesso invece facciamo tre passi successivi per purificare il cuore, una volta che la fede c'è, ecco, perché Gesù possa stare bene. Non so se qualcuno di voi ha partecipato alla novena qui in santuario, oppure se conosce la novena fatta da Padre Annibale, vedrà che, diciamo, c'è tutta una pratica religiosa in cui si immagina che Gesù bambino nasca fisicamente, si prepara le fasce, il lettino, il guanciale, eccetera, come si usava nel 1800. E noi stasera vogliamo fare, fuori del simbolo, una preparazione del nostro cuore affinché la grazia di Dio trovi un posto adatto. E lo facciamo con tre passi successivi che poi svilupperemo un po' nella preghiera di adorazione. Adesso ve li annuncio. Un primo passo è questo: ricevere meglio e di nuovo la misericordia di Dio su di noi. Ricevere questa misericordia. Il secondo passo è dare agli altri col perdono questa misericordia, e il terzo passo, imparare meglio a combattere il peccato, che è proprio l'ostacolo principale alla presenza di Gesù in noi. Adesso brevemente descrivo cosa dobbiamo fare e cosa significano questi tre passi. Abbiamo detto ricevere la misericordia, dare la misericordia e lottare contro il peccato. E non la rileggo, però vorrei che la ricordaste a memoria, questa parabola che Gesù ha raccontato per spiegare il perdono, la necessità di perdonare. C'è una parabola in cui, che parte dal fatto che Pietro chiede a Gesù quante volte dovrò perdonare. E lui risponde non fino a 7 volte, ma fino a 70 volte 7. Poi racconta una parabola. Dice che un re aveva 2 creditori. Uno gli doveva 10.000 talenti e lo supplica per essere perdonato, perché non aveva di che pagare, eccetera. E dice: abbi pazienza con me, eccetera, eccetera. Questo re perdona subito tutto questo debito, 10.000 talenti, una cifra enorme per quei tempi. Questo è perdonato di tutto, però quando esce questo servo, trova un altro servo, simile a lui, che gli deve appena 50 denari e lo mette alle strette perché non vuol sentire ragioni, perché vuole che questo subito
gli paghi il suo debito. Gli altri servi vengono a conoscere il fatto, sono dispiaciuti e lo riferiscono al re. Il re appena sa che questo servo, che aveva avuto un perdono così grande, non ha avuto il buon senso, la disponibilità a perdonare per quel piccolo debito, va su tutte le furie, lo riprende, dice che rivuole il suo debito e lo fa mettere in carcere finché non avesse pagato. Poi Gesù conclude questa parabola dicendo: così il Padre mio celeste farà ciascuno di voi se non perdonate di cuore il vostro fratello. Vi ricordate questa parabola adesso che ve l'ho detto? Ok. In questa parabola ci sono due passi importanti per noi. Il primo è questo, che noi siamo spiritualmente come davanti a Dio, come se avessimo un debito enorme, insolubile, sia per la nostra condizione umana, dove noi ereditiamo un male che chiamiamo nel catechismo peccato delle origini, ma anche poi per i peccati personali che ci mettono contro Dio e chiudono il cuore al suo amore. Siamo in una situazione di debito così. Ecco, la parabola cosa ci dice? Ci dice che Dio attraverso Gesù ci condona tutto, ci dà un perdono infinito, perché l'espiazione del male che noi abbiamo è stata già fatta da Gesù. Gesù sulla croce, nella sua passione e morte, è l'espiazione del nostro peccato. Quindi allenarci di più, a credere che il Signore veramente ci perdona tutto. Quando noi abbiamo un atto di fiducia in Lui, un pentimento del male fatto, possiamo sempre ritornare da Lui e c'è questo grande perdono, questo grande perdono. E dobbiamo combattere l'idea del nemico che qualche volta ci viene, che noi a causa di qualche peccato oppure di un male oscuro non siamo perdonati da Dio, non siamo ben visti da Dio. Ecco, questa è una cosa pericolosa per noi, non vera, perché il Signore fa scendere su di noi una misericordia infinita. Quindi il primo passo che dobbiamo fare è ascoltare questo annuncio e credere che su di noi c'è questo perdono totale, pienissimo, pienissimo, ricevere questa misericordia. E poi il secondo passo, rigenerati da questa misericordia che ci fa bene nel cuore, dobbiamo diventare misericordiosi verso gli altri, perché chi più chi meno, tutti ci abbiamo qualcuno che ci ha fatto dei torti. Poi qualcuno ci chiede scusa, ma molti manco ci chiedono scusa e anche perseverano in questa ostilità ingiusta verso di noi. A volte può essere un figlio, può essere il coniuge, un genitore, un prete, un collega di lavoro, un padrone di lavoro. C'è questo, il Signore lo sa questo e sa che per noi è anche dura da perdonare. Però noi, proprio per tenere il cuore libero dal male, dobbiamo stasera in particolare rinnovare questo perdono di cuore a chi ci ha fatto dei torti. E questa è una via proprio di rinascita in Gesù. Terzo passo, questo è un po' nuovo, diciamo, perché non ne abbiamo parlato mai in modo così esplicito. Dunque, intanto ricordatevi che nell'apparizione che l'angelo fa a Giuseppe non gli dice solo non avere paura di prendere Maria con te come sposa perché quel che è nato in lei viene dallo Spirito Santo, ma aggiunge questo: lei darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù, infatti egli salverà il suo popolo dai suoi peccati. Si presenta, diciamo, tutta la missione e la funzione di Gesù nel salvare dai peccati. Cosa sono questi peccati? Sono questa posizione dell'uomo contraria a Dio, alla sua volontà, diffidente verso di Dio, chiusi nell'intimo al suo amore, alla sua opera in noi. Il peccato è la radice del male. Quando noi diciamo di no con la sfiducia, con la non credenza all'amore di Dio, alla sua opera, e poi ci allontaniamo anche praticamente
comportandoci in modo contrario ai comandamenti, alla volontà di Dio. E questo è il peccato descritto così sommariamente. E Gesù che viene ci dà il potere prima di lottare e poi di vincere i peccati, lottare contro i peccati e vincere i peccati, perché solo così la sua presenza in noi diventa stabile e forte. Se noi non lottiamo contro i peccati, è come un modo di dire a Dio: non ci tengo che tu abiti in me, non ci tengo di fare un Natale profondo. E siccome noi siamo anche figli del nostro tempo, dobbiamo dare importanza a questo punto della fede, perché nel nostro tempo c'è una grande confusione su questo punto dei peccati. Se si è passati un po' anche qui da un estremo all'altro, io dico spesso, perché 50 anni fa nella predicazione della Chiesa c'era un'insistenza un po' esagerata, quasi ossessiva, soprattutto su alcuni tipi di peccati, eccetera, e poco sul fatto che il Signore ci libera, ci dà la gioia, ci dà la speranza del futuro. Oggi però in tanti casi siamo un po' all'estremo opposto, come capita spesso. Ci sono tante persone che non sanno proprio, non solo cos'è il peccato, ma non sanno trovare i loro peccati. E spesso si ripete come nel mondo: ma che male c'è? Tutti fanno così, che male c'è? Perché io non posso fare, perché non posso fare quello che mi piace, eccetera, eccetera. Quindi c'è una debolezza nella cultura e nella società, e soprattutto ma anche un po' nella Chiesa, circa la coscienza dei peccati. E questo non va bene, perché la presenza di Dio non si può radicare in una persona che non prende posizione contro i suoi peccati. Non si può salvare capre e cavoli in questo caso. Dobbiamo scegliere Dio e dobbiamo simultaneamente scegliere di lottare contro il peccato. Ecco, un'ultima cosa che voglio dire, che ci servirà anche per l'esercizio che faremo tra poco. Ovviamente noi rinnoviamo stasera la decisione di fondo di guardarci dal peccato, così come lo capiremo cammin facendo. Però i maestri di vita spirituale, ecco, questo volevo anche lasciarvi come esercizio particolare di preparazione al Natale, insegnano che i peccati spesso sono a grappolo, cioè sono collegati tra di loro, e loro parlano spesso di vizio dominante, cioè nella vita di ciascuno di noi c'è un tipo di peccato che è quello che più ci tira giù e che più ostacola la opera di Dio in noi. Allora i maestri di vita spirituale dicono: bisogna cercare di individuare questo peccato dominante, quello che fa più male, perché tirando via questo poi ne vengono via anche altri direttamente. Cercare di capire qual è quel no, quell'atteggiamento che più ci allontana da Dio, più fa ostacola la sua grazia. Per esempio, faccio un esempio, per alcune persone questo può essere la mancanza di perdono, proprio la mancanza di perdono. C'è questa radice, uno è quasi vendicativo, vuole un tipo di giustizia molto umana, e quindi si impunta. E certe persone, io ho sentito giorni fa cose terribili di un padre verso una figlia, cioè viene quest'odio, questa... E per quella persona quello sarebbe il vizio dominante da combattere di più. Per un'altra persona può essere l'attaccamento ai soldi. Ci sono persone che prendono sicurezza dalle cose che hanno, cercano di accumulare, hanno paura di perdere, eccetera. Per questo magari dicono le bugie, lavorano troppo, pregano poco, eccetera, eccetera. E così anche altri vizi, ci sono quelli che hanno questa sottomissione al mangiare, al bere, a volte adesso anche a giocare, le macchinette, eccetera, così. Cioè c'è qualche cosa che crea un disordine maggiore nella nostra vita e nella relazione col Signore. E stasera vogliamo mettere davanti a Lui proprio questo, vogliamo anche cercare di capire qual è, se c'è.
capire qual è questo peccato dominante, questo vizio maggiore della nostra vita, per attaccare, per mettere l'impegno contro di questo, perché i maestri di vita spirituale dicono: più è preciso l'impegno, più è anche facile alla fine vincere. E queste tre cose che abbiamo detto, ricevere il perdono, darlo e combattere il peccato dominante, adesso lo mettiamo davanti a Gesù qualche minuto nell'adorazione.